Già che quest'anno ci siamo buttati sul welfare, sul benessere, sull'healthy, hai capito? Wellness. Cosa hai detto prima? Ricominciamo. No. Andiamo avanti. Welfare. Quest'anno ci siamo buttati sul wellness. Welfare. Tu come ti tieni in welfare? Io in welfare mi tengo nuotando, io nuoto. Alleato te che sei tarana. Io nuoto d'orso, sono tarana. Sai che io sono tarana? Non ho capito bene il coordinamento, cioè nel senso, aspetta, prima le gambe, dopo le braccia e il resto da qua lì. Tu resti ferma, anzi sono già. Più o meno faccio pochissimo, non capisco perché ma faccio, vado un po' in... Perché le tette, bro, sono piccole le mie mani, infatti. No, infatti, no. Ci provano proprio. Lì. Oggi andiamo a parlare dei tipi da palestra, non di palestra, da palestra. Ce ne sono davvero tanti. Sono quelle figure quasi mitologiche che tutti noi quando andiamo in palestra le ritroviamo, siamo sempre lì. Cominciamo dal primo. Il classico tipo che entra e tu cosa fai? Ti metti una molletta al naso. Sì. Perché allora, io intanto prendo il deodorante spray e comincio a sfruttarlo. Contro il puzzone. Dappertutto, perché sennò si vede che ce l'hai con lui. Sono due sottotipi di puzzone. Chi puzza già all'arrivo e chi puzza dopo l'esercizio. Sì. Chi puzza dopo l'esercizio è un già problema scovabile. Di pelle. Scusabile. Scopabile. Scusabile. Però è una cosa, un tanfanario. Ragazzi, ce ne sono di tutti. Acre, odore acre. Mamma mia. Odore di morto. Ma peggio sì. Perché è il morto. No, è proprio. Come si dice in italiano? Mazarin. Da Mazarin. Da putrefatto. Un altro tipo da palestra entra solitamente e comincia. Si mette su una macchina, ma poi ha bisogno anche di un altro macchinario, quindi si mette anche su un'altra macchina. E poi magari con l'asciugamano occupa anche una terza macchina. E se avesse anche un altro, un pareo, occuperebbe anche un altro ancora. E tu sei lì che gli porti. Tu sei lì dentro. Che gli porti e devi anche andare vicino. Scusa, è libera, capito? Con tutta la tua arroganza che hai dentro per fargli capire, devi darti una mossa, muoverti perché io devo allenarmi e rispettare i tempi di pausa, capito? Un altro tipo da palestra, lo vedi, poverino, poi insomma ci sono i ragazzini giovani, poi c'è chi veramente non sa fare un cazzo e poi c'è magari chi lo sbaglia e invece l'esercizio. Tipo sta facendo l'eletto machine e invece di farla dritta, tutta storta. Allora che fanno così, è chi fa gli esercizi sbagliati. Sì, esatto, cioè lì c'è. Cioè, o chi fa squat che invece di fare il culo fa schiena praticamente tutto inarcato, poverino. Cioè, o non ci arriva che è più scusabile. No, lì c'è l'istruttore che deve un pochino scusa, guarda che vai a casa. Ma a volte non hanno voglia di far niente questi istruttori, a volte. Io sono fortunata perché la mia palestra ha degli istruttori bravissimi, però io sì. Mi sei grandissimo. Prossimo. Esatto. Chi su due ore di tempo che sta in palestra, circa un'ora e 40 sta al telefono. C'è un tipo che entra in palestra, si mette sulle biciclette, comincia a fare un po' di biciclette, intanto chiama, che non capisco se è al telefono con il 190, e dopo cambia esercizio, fa una serie, insomma fa anche tre colpi, e dopo si mette ancora al telefono. Altri 20 minuti, perché deve messaggiare con l'amorosa, e dopo cambia esercizio. Quindi fa praticamente tre colpi di un esercizio, sta al telefono 20 minuti, tre colpi di un altro esercizio. Voglio dire, o vi allenate, o parlate al telefono. Poi ci sono i tipi che si guardano sempre allo specchio. Allora, io ci non sono ho mai tipe, sofferti. Ma... Come si suol dire? Occhio, perché c'è Daniele che ci ascolta. Ah, perché uno che si guarda allo specchio? No, piano, allora, c'è da fare le belle differenze. Ci sono queste donnine, capito, che fanno il loro esercizio, dopodiché si mettono le specchio e si guardano, aspetta, così si guardano il culo. Cazzo, ti guardi il culo, cioè fai il tuo allenamento, dopo vai davanti allo specchio e guardati. Poi ci sono anche quei tipi invece che si mettono a fare le pose doppio di bicipite, dorsali, ecco. Che brutti. Dai, uno è numeroso. Ma che brutti, ma fatelo un angolino, non fatelo davanti a tutti. No, però, allora. Ma non perché c'è chi può permetterselo. Ma chi? E chi non può permetterselo? No, chi non può permetterselo? Ma cosa c'entra? Sì, però uno è anche orgoglioso di ciò che ha ottenuto. Ma no, è che ammiccano. Questo è solo fare un po'. Beh, il mio amoroso non ammicca, hai capito? Il mio amoroso mi gestisce d'amore, fammi le foto. E chi non mette mai e sistematicamente mai a posto i pesi? Quello deve fare e poi lascia lì. Perché? Perché dopo c'è il cretino che glieli mette a posto. È maleducazione. Veramente male. Ecco. Adesso si stia cagando addosso, tipo. Io ne avevo uno.
tutta la sì. Capita che magari sei alla fine, l'ultimo vabbè, colpo, però parti già dal primo colpo. E tutti i 10 colpi, cioè, di... cioè vai a farti zumba. Hey! Sono quelli che sono delle cariatidi, sono di Matusalemme che vanno in palestra da 30 anni, non hanno un filo di muscolo e tutti chiedono cosa vanno a fare in palestra. Non hanno un segno, ragazzi, quelli si chiamano tortellini. Ogni tanto sei... Io sarei mezzo tortellino, ma continuano ad andare in palestra e mettere 5 kg e alzare sempre 5 kg. E io penso che siano a mo' di tortellino, perché non me lo spiego. E secondo me è proprio lì, stai facendo la stessa scheda dal 1960, cambia. Non la cambi mai. I pesi sono sempre gli stessi, perché altrimenti ti si alza il cortisolo, meglio stare cauti. Comunque tanto di capello, continuano a venire nonostante non si vedano i segni. Allora, ci sono queste tipe, soprattutto tipe, che arrivano e loro devono dimagrire. E secondo loro dimagrire vuol dire fare chilometri in un tapis roulant. Su un tapis roulant? Tu hai problemi col sul e nel sul e sopra e nel... ho capito, io cosa ho detto? Chilometri dentro il tapis roulant. E comunque si mettono sul tapis roulant e corrono a mo' di criceto per ore. A velocità proprio tranquilla, anche come se andassero per caso, ho capito? E allora lì... io magari ho finito, mi mancano 10 minuti di tapis roulant, non mi tocca aspettare, perché c'è sti qua che corrono da quando tu sei entrata. Da quando sono entrata, quindi 2 ore. Non puoi correre come un criceto sul tapis roulant. Comunque, se ti fa star meglio, corri pure. Io ho fatto caso a 2 tipi di donne. Sì. La prima che sa di essere anche prosperosa, formosa e anche fatta abbastanza bene, se non quasi rasente il maschio a volte. Mi è capitato di quelle tipo una donna una volta che aveva delle fuseau molto 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 leggere. Ogni volta che si abbassava per prendere pesi o roba, e diventavano sul culo trasparenti, sai, perché si smagliano. Beata lei che non ha manco un filo di ciccia a sto punto, penso. E si vedeva il buco del culo, perché era senza mutande questa. Senza mutande? Sì, ho visto il buco. Poi, che fai aver visto il buco del culo? Si è aperta! Si è aperta come un melone, così. Seconda tipologia di donne è chi mette volontariamente in mostra le tette. Tante, sempre grandi tette. Piano, tante tette. Piano, piano. Che ha il top, no? Il toppettino, pancia fuori, insomma, il toppettino normale che c'è la scollatura lì. Sì, però è tipica, tante donne mettono in mostra le tette. Ma insomma, se le hai, cosa fai? Le tieni nascoste? Anche perché adesso... Tu le metti in mostra. Io ho i miei toppettini? Chi odio io sono quelli che tu stai facendo gli esercizi, sai benissimo che c'è la tua pausa, che sei di 40 secondi, 50 secondi, comunque la devi rispettare, e loro ti si mettono lì a parlare. Sì. Ti perdi la pausa, ti perdi le pause, hai capito? Oppure ti parlano e tu stai facendo 1, 2, sì, e devi pure rispondergli. Non sai più a che numero sei arrivata. Io E anche che santo chiamare. No, infatti, non sai. Io fa conto che penso che loro mi chiedano cosa hai mangiato ieri, io gli rispondo sono andata in palestra, perché non sto pensando a quello che mi stanno dicendo. Ma io delle volte lo fanno con gli uomini. Quelle sono morte di ciccia. Facciamo così: invitiamo chiunque si riconosca in una di queste categorie di tipi da palestra di prendere consapevolezza di se stessi e se proprio cambiare sport. Salutiamo tutti, non mi dite su, ovviamente è sempre colpa sua. No. Ovviamente sì, sì. Intanto Mauro non mi vorrà più preparare intanto. Dalla palestra mi cacceranno via ed è tutta colpa tua. Ed è per questo che sono andato a fare nuoto.